Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Me l'avete chiesto veramente in tantissimi di portare questo video, ovvero tutte le tecniche utilizzate da Mai Togai. Chi è Mai Togai? È un jonin del villaggio della Foglia ed è un maestro di arti marziali. È il figlio di Mai Todai, conosciuto in tutto il villaggio come l'Eterno Genin. A Dai non dava fastidio questo soprannome, ma era grato che a queste persone importasse così tanto da volerlo conoscere. Dai ha trasmesso questo tipo di ottimismo a Gai, ma soprattutto che entrambi sarebbero potuti diventare dei maestri di arti marziali attraverso la costanza dell'allenamento. Gai aveva fatto domanda per entrare all'accademia, ma non aveva superato l'esame di ammissione. Il piccolo Kakashi non era sorpreso dalla mancanza di talento di Gai. Difatti non eccelleva nel ninjutsu e neanche nel genjutsu. Questa forza di carattere di Gai di cercare di diventare il più forte possibile anche senza l'utilizzo di ninjutsu e genjutsu convinse il padre di Kakashi, ovvero Sakumo, che Gai non era affatto debole e che con il tempo lui sarebbe diventato il suo più grande rivale. Infine a Gai è stato permesso di entrare all'accademia con Kakashi e dopo il diploma viene aggiunto alla squadra guidata da Choza Kimichi, ovvero il padre di Choshi. La squadra è entrata negli esami Chunin ed è passata fino alla fase finale, dove Gai ha vinto tutti gli scontri fino ad arrivare alla fase finale dove ha perso contro Kakashi. Durante una missione durante la terza guerra ninja, Gai e la sua squadra furono attaccati dai sette spadaccini della nebbia e prima che potessero trovarsi in estrema difficoltà vengono salvati da Dai, che ha utilizzato l'apertura delle otto porte per combatterli tutti da solo. Dai in seguito è morto per aver aperto tutte le otto porte, ma lo ha fatto soddisfando l'unica regola per il suo utilizzo, ovvero dare la vita per proteggere qualcosa di prezioso, in questo caso la vita di suo figlio. Come aveva detto in precedenza Sakumo, Gai capisce che Kakashi sarà il suo rivale per tutta la vita. Sfidava costantemente Kakashi in gare di diverso tipo, ed è proprio attraverso questa loro competizione che sono diventati buoni amici. Gai era consapevole delle perdite subite da Kakashi e ha cercato di aiutarlo ad affrontarle. Dopo la morte di Obito Uchiha, Gai lo ha sostituito mentre il team Minato era in missione nel villaggio della roccia. Quando furono circondati, Gai voleva dare la vita per permettere a Kakashi di fuggire, ma insieme sono stati in grado di respingerli fino all'arrivo dei rinforzi. La notte dell'attacco della volpe a nove code, gli è stato impedito di aiutare e sono stati rinchiusi in una barriera per proteggerli. Dopo la morte di Minato, Gai ha chiesto di essere ammesso alla Anbu, in modo da aiutare Kakashi a superare la sua depressione. Ma il terzo Kage rifiuta la sua richiesta e Danzo Shimura la seconda, spiegando che a Gai mancava l'oscurità necessaria per prestare servizio all'interno della squadra Anbu. E Gai ha visto con i suoi occhi l'oscurità alla quale si stavano riferendo Iruzen e Danzo, quando Kakashi ha eliminato senza pietà tutte le forze del paese dei boschi. Così Gai va nuovamente dal terzo Kage per chiedergli di rimuovere Kakashi dall'Anbu. Alla fine il terzo Kage diede retta a Gai. E infine Gai suggerisce a Kakashi di provare a guidare una squadra di Genin per aiutarlo a ritrovare se stesso. Gai aveva sentito parlare di un ragazzo all'accademia che non era in grado di utilizzare né il ninjutsu né il genjutsu, proprio come lui, e questo ragazzo qui è Rock Lee, che Gai prese in custodia per incitarlo ad allenarsi e inseguire finalmente il suo sogno di diventare un grande ninja anche solo con il taijutsu. Così Lee viene aggiunto al team Gai, insieme a Neji Yuga e Tenten. Gai decide di insegnargli tutto ciò che sa sul taijutsu, dicendogli le stesse cose che gli aveva detto suo padre, e lo incoraggia anche ad avere una rivalità con Neji per spingerlo a migliorarsi sempre di più. Incominciamo a parlare delle sue abilità in combattimento. Parto dicendo che Gai ha utilizzato solamente un'arma nel corso delle svariate battaglie. Ha sempre combattuto con pugni e calci, ma durante la quarta guerra ninja ha utilizzato le zanne gemelle. Sono una coppia di nunchaku che lui maneggia con grande destrezza, facendone uso durante le situazioni in cui il contatto fisico deve essere evitato. Quali sono le tecniche utilizzate da Mai Togai? Ovviamente tutti noi lo ricordiamo soprattutto per l'apertura delle otto porte, ma sulle otto porte ho intenzione di fare un video dettagliato a riguardo. Quindi passiamo al pugno vigoroso. Questo qui è lo stile di combattimento di Gai e di Lee. È l'opposto del pugno gentile utilizzato dal clan Hyuga. È generalmente utilizzato solo dai ninja estremamente potenti fisicamente. Come mostrato all'inizio da parte di Sasuke, anche un breve utilizzo sforzerà eccessivamente il corpo. Ed è solo dopo un mese di allenamento che Sasuke è riuscito a utilizzare questo stile di combattimento senza gravare sul suo corpo.
entrata dinamica. Fa uno scatto verso l'avversario centrandolo in pieno con un calcio. Con questa tecnica erroneamente colpisce in pieno Jiraiya scambiandolo per Itachi. Vento della foglia. Con la gamba sinistra scaglia a velocità un calcio circolare. Grazie a questa rotazione, con la gamba destra sfera un calcio basso. Normalmente il calcio alto è sempre una finta, ma usato da Gaielli può diventare un colpo molto pericoloso. Tifone della foglia. È una versione potenziata del vento della foglia, utilizzata da Gai contro Kisame. Turbine d'acciaio della foglia. È un calcio ancora più distruttivo del tifone della foglia. È talmente veloce che Obito Uchiha è costretto a utilizzare il Kamui per non farsi colpire. Questo colpo viene sferrato dopo aver aperto la sesta porta del chakra, ovvero la porta della visione. Loto frontale. Tecnica vista per la prima volta da Rock Lee è di alto livello, per cui è utilizzabile solamente da ninja molto potenti nelle arti marziali. La tecnica per essere utilizzata necessita delle aperture delle otto porte. Per la precisione, la porta dell'apertura, ovvero la numero 1. La tecnica inizia con un calcio portato dal basso che solleva l'avversario a mezz'aria. In seguito, con la tecnica dell'ombra imprigionante, si immobilizza il bersaglio tramite delle bende poste sulle proprie mani. Una volta afferrato, si incomincia una violenta rotazione verso il basso, fino a che non lo si fa scaraventare al suolo. Questa tecnica comporta all'utilizzatore un po' di malessere ai muscoli. Loto posteriore. È una versione più potente del loto frontale. Consiste in una serie di attacchi ad altissima velocità, possibili sempre grazie all'apertura delle otto porte. È già possibile utilizzarla aprendo la terza porta della vita, anche se Rock Lee la esegue dopo aver aperto la quinta porta della chiusura. Dopo aver lanciato l'avversario in aria, riesce a colpirlo in continuazione con una rapidità che nemmeno Gaara è riuscito a difendersi con la sua sabbia. Lo finisce legandolo con una benda per sferrargli l'ultimo colpo con il braccio e la gamba. Questa tecnica, proprio come il loto frontale, ha gravissime ripercussioni sul fisico. Attacco al mignolo. Questo nome è fantastico, però rispecchia pienamente questa tecnica. Dopo aver aperto la sesta porta della visione, Gai attacca la statua diabolica colpendo il mignolo del piede, colpo che successivamente ha fatto cadere la statua diabolica a terra. Pavone del mattino. Per eseguirla è necessario aprire la sesta porta della visione. Gai si avvicina al nemico e lo lancia in aria, scagliando una combo di pugni devastanti, così forti e veloci da incenerire l'aria che sta colpendo. Proprio come il loto posteriore, questa tecnica lascia senza forze chi la usa, anche se Gai cerca di nasconderlo con il suo spirito di giovinezza. Tigre del mezzogiorno. È un semplice pugno ma incredibilmente veloce. Anche se non potrebbe sembrare dal suo aspetto, è un pugno interamente di arti marziali. Dopo aver aperto la settima porta, ovvero la porta dello stupore, posiziona le mani in avanti sbattendole entrambe, creando una sorta di pugno che crea un'enorme quantità di pressione nell'aria. Questo colpo prende le sembianze di un'enorme tigre bianca. Questa tecnica esplode a comando, rilasciando la pressione dell'aria accumulata in un istante. Viene creata un'enorme esplosione così forte che anche sull'isola della tartaruga viene avvertita a lunghissima distanza. Elefante della sera. È una tecnica di altissimo livello che possono utilizzare solamente quelli che hanno aperto tutte e otto le porte. In questo caso conosciamo solamente Gai. O meglio, in realtà c'è anche Maito Dai che è morto aprendo le otto porte, però questa tecnica l'abbiamo vista solamente da lui. Come per il pavone del mattino e la tigre di mezzogiorno alla fine. Consiste in un assalto di 5 pugni, con ogni colpo che viene effettuato più veloce del precedente. Un solo pugno è stato in grado di creare un buco estremamente profondo nel terreno. E l'ultimo colpo è stato in grado di distruggere il guscio creato con le sfere dei desideri di Madara Uchiha. E infine, Gai della notte. È la tecnica di arti marziali più potente di Gai, e probabilmente anche in generale per quanto riguarda il taijutsu. Questa tecnica prende la forma di un drago. Anche questa può essere utilizzata solamente dopo aver aperto tutte e otto le porte. Si lancia in avanti a una velocità tale che lo spazio intorno a lui si deforma, permettendogli di superare le difese di Madara. Gai tira un calcio così potente che è riuscito a danneggiare esponenzialmente Madara, sbriciolando però la stessa gamba di Gai. Queste sono tutte le tecniche utilizzate da Gai nel corso dell'opera, ma voglio aggiungervi un piccolo bonus what if. Qualche giorno fa ho fatto uscire un video in cui parlavo in maniera dettagliata della tecnica della resurrezione impura, ovvero l'Edo Tensei. Se non l'avete ancora visto, vi invito a recuperarlo. E unendo Gai e l'Edo Tensei, voglio farvi un piccolo what if. Se Gai fosse stato resuscitato tramite la tecnica della resurrezione impura, quindi un Edo Tensei, potrebbe aprire l'ottava porta senza morire?
Se mai questo dovesse accadere, avrebbe probabilmente delle conseguenze uniche, dovute proprio alla natura della tecnica della resurrezione impura. I corpi resuscitati vengono riportati in vita con le loro personalità e le abilità innate che avevano quando erano in vita. Tuttavia, non hanno delle limitazioni fisiche o le debolezze che avevano quando erano in vita. Se Guy normalmente aprisse l'ottava porta, nota ricordiamo anche come porta della morte, avrebbe un enorme aumento delle capacità fisiche ma a costo della vita. Nel caso però di un Guy resuscitato con l'Edo Tensei, probabilmente avrebbe accesso al potere dell'ottava porta ma senza conseguenze fatali, siccome i corpi rianimati con l'Edo Tensei sono essenzialmente immortali. E se così fosse, Guy sarebbe probabilmente tra i personaggi più difficili da sconfiggere di tutte le serie che si erano Boruto e Naruto. Però, c'è una possibilità che essere un Edo Tensei spinga il suo corpo ai limiti assoluti, rendendo possibile di fatto che la tecnica della resurrezione impura possa rompersi, o perlomeno non essere in grado di contenere l'immenso potere dell'ottava porta, portando quindi il corpo rianimato a disintegrarsi. Ovviamente dipende molto da chi la utilizza la tecnica della resurrezione impura, ma ci sono così tante variabili che per adesso resterà solamente una teoria. Chissà, forse un giorno vedremo Rock Lee e Metal Lee aprire questa porta e per un qualsiasi miracolo restare in vita. Questo era tutto quello che c'era da sapere sulle tecniche di Maito Guy e su questo piccolo bonus What If. Come sempre, se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate 1048 mi piace che non fanno male e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.